Ciao amici! Allora ragazzi, vi do il benvenuto nel Pupi Studio per parlare di qualcosa di speciale, di questa piccolina, la GoPro Hero 10 Black. Mi è arrivata circa 4 mesi fa, più o meno, e non ho voluto fare una recensione subito perché volevo provarla. Quello che ci interessa a noi su questo canale è se questa può essere davvero una compagna di viaggio per portarla in un cammino. Quindi raccontare davvero con accuratezza il nostro cammino, qualcosa che rimarrà per sempre con noi e per sempre nel cuore. Ci sono state delle caratteristiche tecniche che mi hanno davvero colpito di questa macchina e mi hanno indotto poi a comprarla, ma ve ne parlerò dopo la sigla. Allora ragazzi, volevo fare un piccolo passo nella storia con voi e farvi vedere questa, la mia GoPro Hero 4 Silver. Quindi diciamo che sono un vecchio utilizzatore di GoPro, anche se questa camera non mi ha mai convinto al 100%. C'era qualcosa che non andava. Diciamo che il mio standard è abbastanza elevato come qualità, e infatti voi sapete che io mi sono comprato la X-T4, che è quella che mi sta riprendendo in questo momento, della Fujifilm. Però ci sono state delle caratteristiche tecniche davvero eccezionali per convincermi di comprare la nuova GoPro Hero 10. Allora ragazzi, questo non sarà un video che va nello specifico delle informazioni tecniche, perché ci sono milioni di video che fanno questo, ma voglio davvero insieme a voi vedere se questa potrebbe essere la nostra compagna di viaggio. Cos'è che a un camminatore potrebbe piacere di queste action cam? Perché non solo GoPro, ma ci sono tantissime action cam anche di competitor che sono eccezionali. Sicuramente quello che a noi ci interessa di più è il peso, perché è davvero leggera. Nonostante la nuova versione sia più pesante delle vecchie, eccetera, però è leggera, leggerissima, ragazzi. Poi l'altra cosa è che ci può permettere di fare riprese impossibili, riprese da punti e lati davvero particolari. E l'altra cosa è che può essere immersa in mezzo all'acqua, quindi non abbiamo paura della pioggia, eccetera. Volevo vedere con voi prima un piccolo unboxing che ho girato 4 mesi fa quando mi è arrivata la GoPro, e quindi la scartiamo un po' insieme, vediamo le cose che mi sono comprato per poter fare questi viaggi, e poi vediamo anche insieme un video che ho realizzato in questi 4 mesi di utilizzo della GoPro. Non sono uscito sempre, ovviamente è inverno, quindi ovviamente ragazzi è stato tutto il periodo invernale e va bene, però sono riuscito a fare uscire qualcosa di buono e lo vediamo insieme. Prima l'unboxing. Allora ragazzi, andiamo a vedere questa piccolina e il suo pacco. Velocizziamo un pochetto così non perdiamo tempo. Guardate, ho comprato anche altre cose che vediamo poi alla fine. E sì, questo è un galleggiante. Oh, questo qui è la GoPro in kit e mi è stata data anche, vedete, con la schedina di memoria da 32 giga, un po' poco secondo me. E vediamo la scatola. Questa è la scatola, poi quando capisco di aprirla vi faccio sapere. Ok, adesso tiriamo fuori la nostra GoPro. Sono davvero curioso di vederla. Nel pacchetto c'è questa custodia davvero fatta bene, rigida, che può contenere tutto. Infatti vediamo che sopra ci sono le istruzioni, che sono davvero pochissime, e tutti questi oggettini che sono davvero fighi. Diciamo, la versione nel pacchetto l'ho presa soprattutto per questa pinza, che adesso andiamo a vedere dopo. Cioè, abbiamo due batterie in più. Eccole, e tutti questi accessori che sono davvero davvero utili, con i vari morsetti eccetera. Adesso cerco di aprirla e guardate ragazzi, è davvero leggera e piccolina, è fatta davvero davvero bene. Da quest'altra parte invece abbiamo quel piccolo cavallettino che a me sembra anche abbastanza inutile, però se uno non ce l'ha un cavallettino, questo potrebbe essere ottimo perché è molto leggero, è davvero leggerissimo. Si alza un pochino, ma è davvero poco quello che può fare.
Allora, cerchiamo di togliere le carte e spellicolare la nostra GoPro, che già vedendola così è davvero stupenda. E con la nostra GoPro Hero 10. Togliamo le plastichette. E questo è il nostro vetro idrorepellente, il nuovo vetro di GoPro. È davvero piccola, pesa poco, si tiene in una mano. Eccezionale, direi. Se ci garantisce le riprese, che è davvero 4K 120 frame per secondo, eccetera, sono davvero eccezionali. Qui ho fatto cadere la nuova batteria, perché questa è una batteria diversa, la vediamo nel colore. È la nuova batteria che ha creato GoPro. E dovrebbe durare molto di più e resistere al freddo soprattutto, quindi agli agenti esterni, e non cambiare magari l'intensità della batteria. Questa invece è la nostra pinza. Beh, questa diciamo l'ho presa apposta perché davvero è eccezionale, si può mettere sullo zaino e è anche calamitata, quindi si può mettere anche su qualche palo, eccetera. Quest'altra cosa che sto scartando è un galleggiante, ma l'ho preso della Hero 8 perché costava meno. Quello che mi interessava non era tanto il galleggiante, che comunque l'ho provato, potrebbe andare bene anche per la 10, con forzandola un po'. Ma la cosa che mi interessava era il boccaglio. Vedete, questo ci permette di mettere la GoPro direttamente in bocca. Perché questo? Perché in questa maniera riusciamo ad avere una ripresa davvero del nostro sguardo, di ciò che noi vediamo, quindi raccontare davvero attraverso i nostri occhi. E questo è tutto il pacchetto che mi è arrivato. Allora ragazzi, adesso che l'abbiamo scartata, andiamola a provare sul campo, andiamo a vedere se tutte queste promesse di funzioni, eccetera, sono davvero utilizzabili e davvero fighe. Andiamo con il video. Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ma andiamo ad analizzare bene insieme, andiamo a vedere i pro e i contro che ho trovato con questa videocamera. Pro. Beh, sicuramente con i pro abbiamo la qualità video galattica, 4K 120 frame per secondo, riusciamo a fare dei slow motion impressionanti, quindi andare maggiore enfasi ad una scena particolare, eccetera. Ovviamente sarebbe meglio utilizzare la 4K a 60 frame per secondo, poi dipende un po' quello che dobbiamo fare e cosa vogliamo fare. Cerchiamo di pensarlo prima la scena e poi utilizzare ciò che magari ci può essere più utile. Poi abbiamo il 5K, 5,3K e questo potrebbe essere molto utile per muovere il quadro quando vogliamo vedere più cose o per quando la ripresa è ferma farla muovere un pochino. Quindi diciamo la creatività che ha questa GoPro è incredibile. Altra cosa è l'app Quick che davvero a tutti rende possibile un montaggio video. Io i miei video li monto tutti con Final Cut Pro, però ammetto che questa applicazione è davvero per tutti e tutti quanti riescono a creare video eccezionali. Poi ovviamente il peso.
L'avevamo detto prima, il peso. Questa è un'altra cosa che sicuramente è tra i pro di questa GoPro. Ma andiamo alle noti dolenti, ciò che non mi è piaciuto. Ragazzi, andiamo a vedere le basse luci. Guardate questo spezzone video. Non è notte. È quasi, sta tramontando, si abbassano un po' le luci e perdiamo tutta quella qualità di cui abbiamo parlato fino adesso. La qualità ha un decadimento verticale, direi, come si abbassano le luci. Quindi questo certo rende la GoPro utilizzabile solo quando c'è il sole, quando sono delle belle giornate o comunque quando c'è molta luce esterna. Quando si abbassa la luce, comincio ad avere dei problemi. Qui avete solo questa parte qui, ma ho fatto altre prove e di notte non è utilizzabile. Altra cosa, le foto. Ho fatto poche foto, sinceramente, ma quelle poche che ho fatto, vi metto qui questa che ho postato su Instagram. Sono state belle dal punto di vista creativo, perché riusciamo a davvero a tenere dei punti di vista come il nostro punto di vista, con un boccaglio o magari sullo zaino o magari in tantissimi posti, quindi abbiamo un punto di vista creativo al massimo. Però la qualità è bassissima, ragazzi, è davvero bassa. Sarà che io sono abituato a standard differenti, eccetera, ma il mio iPhone 12 Pro riesce a fare foto migliori di queste, quindi sicuramente per le foto, in assenza di una macchina fotografica, le farei con l'iPhone. Una cosa possibile in cammino è portarsi il telefono per le foto e questa per i video. Sarebbe un'accoppiata davvero vincente. Altra cosa, il microfono non mi ha convinto più di tanto. Vediamo questo spezzone video e sentirete che l'audio va un po' a singhiozzi. Allora, ragazzi, questa è una delle prerogative più interessanti di un action cam, in questo caso della GoPro Hero 10 che sto provando. Allora, la cosa bella, adesso sto un po' in movimento, ma la cosa bella di questa action cam che potete utilizzarla sotto la pioggia battente, come stavo facendo io adesso. Quindi potete raccontare il vostro cammino, le vostre esperienze, quello che state vedendo e vivendo, la vostra anche sofferenza sotto la pioggia. In questo caso la GoPro Hero 10 resiste a 10 metri sott'acqua, quindi potete utilizzarla bene in tutti i casi. Sicuramente la motivazione è perché abbiamo un microfono integrato che viene gestito da un software che regola i rumori esterni, diciamo, e questi li regola e li abbassa quando sente un rumore. Ma questo significa anche che l'audio oscilla molto e quindi non è molto stabile come audio. Si potrebbe rimediare comprando il Media Mod. Ma sono altri soldi, ragazzi, e boh, non lo so, ne vale la pena? Questo vediamo. Altra cosa, ed è l'ultima cosa che ho notato, che hanno cambiato praticamente questa parte qui del vetro frontale per metterci un vetro migliorato per le gocce. Quindi se immergiamo la videocamera nell'acqua e la facciamo risalire, le gocce, questo vetro è idrorepellente e dovrebbe tirare fuori queste gocce. Ma guardate un po' a me questa ripresa. Me ne sarei dovuto accorgere di queste gocce, sicuramente bastava una strofinata e andavano via, però non me ne sono accorto e quindi sono rimaste queste gocce. Boh, il tanto decantato vetro non mi ha fatto scomparire le gocce, però comunque diciamo che la qualità generale è davvero alta. Oh, ragazzi, poi volevo parlarvi perché sicuramente mi avete visto nel video che utilizzavo un gimbal, cioè uno stabilizzatore, ed è questo qui. Ho comprato questo gimbal perché sinceramente mi piaceva tanto, costa davvero poco su Amazon e riesce a stabilizzare ancora di più le riprese con GoPro. È leggerissimo e me lo potrei portare in montagna. L'ho comprato un po' per fare delle riprese ancora più fighe e stabili. Ma serve uno stabilizzatore per la nostra GoPro? No, sicuramente no. Le riprese con la GoPro, con l'Hyper Smooth 4,
sono fantastiche. Riusciamo a tenere la mano ferma come se avessimo la mano ferma e la nostra videocamera stabilizza l'immagine in una maniera mostruosa. Questa è la grande differenza tra la GoPro che vi ho fatto vedere prima. GoPro ha progredito tantissimo in questo aspetto e quindi questo era da mettere anche tra i pro, cioè che riesce a stabilizzare in una maniera mostruosa le immagini, e ovviamente avere un video che traballa in questa maniera oppure rimane fermo mentre noi camminiamo e parliamo è davvero un'altra storia. Quanto ho pagato la GoPro? Andiamola a vedere un secondo insieme sul sito GoPro. Ho comprato la GoPro a 429,98 euro scontata, quindi con un risparmio di 260 euro, perché ho comprato il pacchetto Hero 10 con gli accessori. Ve l'ho fatti vedere prima nell'unboxing, quindi la pinza, il piccolo cavalletto abbastanza inutile, la batteria in più, poi ho comprato anche un'altra batteria in più, la schedina di memoria, insomma abbiamo un bel po' di cose. Ma quello che ci dà soprattutto entrare nella famiglia GoPro è che con queste 429 euro è inserito l'abbonamento per un anno a GoPro. Che significa essere abbonati a GoPro? Abbiamo un'area dedicata a noi, quindi nel cloud, dove possiamo salvare tutti i nostri video, tutti, illimitatamente. In questo modo, ragazzi, è una cosa davvero eccezionale, perché noi facciamo tanti video e li possiamo salvare invece che dentro i nostri hard disk, dentro la nuvola, il cloud di GoPro, in maniera illimitata. In questa maniera possiamo anche, quando stiamo fuori, magari per un viaggio, quando ci colleghiamo ad un wifi, mettere tutti e salvare i nostri video e svuotare la nostra scheda di memoria senza avere 100 schedine di memoria dietro. Questo è davvero una cosa eccezionale. Altra cosa che l'abbonamento a GoPro ci dà è lo sconto a tutti gli accessori comprati sul sito GoPro, e gli sconti sono davvero buoni. Quindi diciamo che la cosa mi è piaciuta davvero molto. Altra cosa, perché c'è anche una terza cosa, che se la GoPro si rompe, quindi danni di qualsiasi tipo, loro cambiano la GoPro, te la rimandano nuova fino a 3 volte, fino a 3 GoPro te le rimandano direttamente. Quindi questo va, credo che sia una cosa eccezionale per chi fa sport estremi e sa che la GoPro rischia davvero tanto. Però ecco, per l'utente medio diciamo che la cosa migliore di questo abbonamento è sicuramente salvare i file. Questo è davvero davvero qualcosa di molto molto importante. Oh ragazzi, a voi l'ardua sentenza. È una videocamera adatta per fare un cammino, per raccontare la giornata del vostro cammino, della vostra trekking in montagna, portarla per molti giorni dietro? Sicuramente sì. Attenzione ragazzi, un'altra cosa che non vi ho detto, le batterie non durano tantissimo. Le batterie durano poco, però sono molto leggere e si portano, sono davvero tascabili, quindi anche se c'è quel 100 grammi in più di 3 batterie che vi dovete portare dietro, si fa, si fa tranquillamente. Diciamo che il mio parere personale è stato sicuramente positivo. La qualità è galattica e soprattutto la creatività. E a me questa è una cosa che mi interessava davvero tanto. La velocità di utilizzo, la creatività, esattamente come quella che potrebbe essere in un telefono, ma anche meglio, perché questa davvero ci puoi fare di tutto e gli puoi fare di tutto. Quindi ragazzi, per me è approvata, per voi fatemelo sapere nei commenti, seguitemi su Instagram sia Un Fotografo in Cammino che Il Pupi Studio, e seguitemi qui nella pagina di YouTube, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!